Dunque, cominciamo a parlare ora di transistori effetto di campo. Quelli che si chiamano in inglese field effect transistors o FET o FET. Dunque, come avevamo detto all'inizio, essenzialmente si comportano come dei generatori di corrente controllati da tensione, dove quindi abbiamo una tensione di controllo, in questo caso la V1, che controlla la corrente in un generatore di corrente. Quindi la corrente in questo generatore è Gm per VB1, quindi la corrente tra il nodo 2 e 3 è proporzionale alla tensione tra il nodo 1 e il nodo 3. Il nodo 3 è il nodo a comune, quindi la maglia di uscita la rappresentiamo in questo modo: ci mettiamo un generatore di tensione e una resistenza. Questa quantità, che si chiama Gm, dimensionalmente è una conduttanza, in realtà si dice esattamente una transconduttanza, nel senso che collega la corrente tra due, la corrente in un ramo alla tensione tra altri due nodi. La differenza è che l'avremmo chiamata conduttanza se avesse, se fosse stato, come dire, la costante di proporzionalità tra la corrente tra il nodo 2 e il nodo 3 e la tensione tra il nodo 2 e il nodo 3. Però, essendo il fattore di proporzionalità tra la corrente tra il nodo 2 e il nodo 3 e la tensione tra altri due nodi, cioè 1 e 3, mettiamo quel prefisso trans conduttanza. Dimensionalmente è una conduttanza, cioè ohm alla meno 1. Abbiamo già visto come sono fatte le caratteristiche di uscita di un generatore di corrente controllato a corrente, e in questo caso non saranno tanto diverse, no? Io metto come grandezze la tensione sull'asse delle ascisse e la corrente sull'asse delle ordinate, quindi le caratteristiche di uscita, caratteristiche di uscita, devono legare queste due variabili. Ora io so che, guardate il circuito in alto, I2 è uguale a Gm V1, quindi posso usare V1 come parametro e in pratica I2 dipende solo dal parametro, non dipende da V2, quindi per esempio se V1 è uguale a un certo valore V11 grande, allora la corrente sarà uguale a Gm per V11 grande. Se per un altro valore di V1, V12 grande, allora qui la corrente sarà una retta orizzontale di valore Gm V12, V13 e così via, no? È chiaro, non dipende da V2. Alle caratteristiche di uscita posso aggiungere anche quella che si chiama retta di carico. La retta di carico è la curva che corrisponde alla equazione alla maglia d'uscita. L'equazione alla maglia d'uscita mi dice che cosa mi dice? Che V2 è uguale a VCC meno R per I2. V2 uguale a VCC meno R per I2. Chiaramente questa espressione si vede su questo grafico, è una retta,
e in particolare una retta fatta così, quando i, vediamo un po' le intercette con gli assi, quando i 2 uguale a 0, V2 uguale a VCC, poniamo che sia questo, quando V2 uguale a 0, I2 uguale a VCC su R, per esempio poniamo che sia questo VCC su R, va bene? Chiaramente dipende da R e da tutto il resto. Quindi la curva, la retta di carico, aspetta, non carica, carico, la retta di carico è appunto una retta, quando ho due punti posso tracciare la retta che è questa. Ok? Quindi da che cosa dipende il punto di riposo, cioè la soluzione del problema? Va bene, semplicemente dipende dal valore di V1 che scelgo. Per esempio, se scelgo, se impongo come valore di V1 questo V1,2 grande, allora la caratteristica d'uscita rilevante è questa, GM V1,2. La soluzione deve soddisfare la caratteristica e la retta di carico e quindi il punto di riposo diventa questo qua. Va bene. Se cambio V1, cambia il punto di riposo perché prendo una caratteristica diversa e quindi l'intersezione con la retta di carico è differente. Graficamente l'intersezione tra caratteristiche di uscita e retta di carica cosa rappresenta? Rappresenta la coppia di variabili I2 e I2 che soddisfa contemporaneamente sia la relazione interna, cioè la caratteristica del transistore, sia la relazione esterna, cioè la equazione alla maglia d'uscita. Allora, se vi ricordate, noi possiamo, vedete, praticamente la situazione è esattamente uguale a quella del generatore di corrente controllato da corrente. Stavolta l'unica cosa che cambia è che la grandezza di controllo è una tensione. Quindi anche qui, se la grandezza di controllo la facciamo variare un po' intorno al punto di riposo, possiamo ottenere un amplificatore, no? Se la facciamo variare tra questo punto, cioè I2 uguale 0, transistore interdetto, e questo punto, cioè V2 uguale 0, interruttore chiuso, V2 uguale 0, interruttore chiuso, possiamo avere il comportamento da interruttore. Quindi in base alla tensione di controllo possiamo ottenere il comportamento che vogliamo. Va bene, allora noi vedremo un paio di transistori diversi a effetto di campo. Effettivamente quella dei transistori a effetto di campo è una famiglia che comprende molti dispositivi. Allora ne vedremo due abbastanza rappresentativi, più o meno il funzionamento di tutti è molto simile, ma insomma conviene almeno questi due vederli in modo dettagliato. Il primo che vediamo è quello che si chiama junction FET. Anche se abbrevia con JFET, okay? Che vuol dire FET, cioè transistore effetto di campo a giunzione. Si chiama così perché effettivamente c'è una giunzione che in pratica determina il tipo di controllo. Allora, il dispositivo è fatto in questo modo. C'è una barretta di silicio, per esempio drogato N. Qua se la prendiamo drogato N, stiamo parlando di un JFET a canale N. C'è anche la situazione, come dire, duale, opposta, in cui il JFET è drogato di tipo P. Però in realtà per il JFET in particolare la situazione di JFET a canale N è quella più comune. Allora, abbiamo due contatti metallici. Due contatti si chiamano uno source, si indica con la lettera S, e l'altro drain, si indica con la lettera D. Questi sono i nomi dei contatti, sono
diciamo fissi nei FET. Dunque, S sta per contatto di source, sorgente in italiano. Spesso si usa il nome in inglese per i FET. Dunque, source è la pronuncia. Contatto D si chiama drain. In italiano a volte si chiama pozzo, ma in realtà è completamente andata in disuso. Sorgente e pozzo sono, insomma, terminologie degli anni 70 alla fine, ormai si usa solo in inglese. Ok, questi sono i due terminali, sono due contatti metallici, diciamo. Poi cosa c'è? Ci sono due regioni di diffusione di tipo P sopra e sotto, diciamo i due estremi, P e P, che sono contattate con altro elettrodo. Metallico che si chiama, che si chiama gate, è sgarrupato così. Allora, vediamo un po' se mi riesce a fare una cosa dritta. Ovviamente non la faccio io la riga dritta, ma insomma, quantomeno almeno andare in orizzontale giusto. Allora, questo si chiama gate. In italiano si chiamava griglia a volte, però ripeto, è in disuso. Allora, la giunzione è quella che vedete qua. Una giunzione PN, il gate è collegato all'elettrodo, alla zona P, invece diciamo, la regione tra drain e source è collegata alla zona N. Allora, questa regione qui, la regione N, si chiama canale. Allora, detto proprio in due parole, che cosa succede? Se io applico una differenza di tensione tra drain e source, è chiaro, questo canale è un resistore, no? Perché un pezzettino di silicio drogato tipo N cioè è attraversato una certa corrente se applico una differenza di potenziale. Ok? Quindi ho una corrente tra drain e source. Ora, quello che vi devo far vedere adesso è che applicando una tensione sul gate, io posso variare la zona di svuotamento tra la regione P e la regione N e quindi variare la corrente nel canale. Questo è il meccanismo di controllo, detto in due parole. Cioè, controllo la corrente nel canale perché riesco a variare la conduzione nel canale modulando la zona di svuotamento con la tensione applicata sul gate. Chiaramente dobbiamo vedere in dettaglio com'è che questa cosa avviene. Allora, innanzitutto, prima di andare avanti, vi voglio disegnare qua il simbolo del JFET, simbolo circuitale, che è questo. Vedete, è un simbolo simmetrico, nel senso che drain e source sono, beh, indistinguibili nel simbolo, no? Cioè, ora, pensate che in un simbolo l'orientazione è arbitraria, perché poi nel circuito si gira come serve. In effetti il fatto che drain e source siano simmetrici,
voglio dire, è rispecchiato nel fatto che effettivamente, per come ho disegnato il dispositivo, drain e source sono effettivamente identici, intercambiabili, no? E nel JFET lo sono per davvero. Nel BJT abbiamo detto che collettore e emettitore apparentemente sono intercambiabili, ma in realtà non lo sono, perché l'emettitore è molto più drogato del collettore. Nei FET, source e drain sono effettivamente intercambiabili invece. Il gate è ovviamente diverso. Questa freccia indica la direzione dell'aggiunzione PN, come un diodo, no? Allora, un diodo tra il gate e il canale, questo, diciamo, immaginate questo trattino rappresenta il canale, questo diodo è proprio questa aggiunzione PN. Allora, vediamo il funzionamento. Aspettate, per vedere il funzionamento voglio vedere se riesco a prendere questo. Ce lo farò mica mai. Posso copiarlo di qua. Questo forse lo toglio. Ah, non si cancella perché è un pezzo tutto intero. Allora, vediamo com'è che funziona. No, però non mi piace. Non mi piace. Andò. No, lo rifaccio il disegno. Allora, adesso vediamo un po' com'è che funziona. E immaginiamo di fare una cosa del genere. Applichiamo una tensione tra drain e source piccolina. Qui metto qui una batteria molto piccola. Questa si chiama VDS. Poi, quindi qui avremo il contatto di source, qui avremo il contatto di drain. Allora, qui c'è l'aggiunzione che è importante. Ok, allora, bene, questo è il disegno di prima. Allora io qui applico una tensione, siccome il source è massa, questo generatore vale VGS. Allora, la cosa importante è questa, devo applicare una tensione negativa tra gate e source. Quindi devo polarizzare l'aggiunzione PN in zona inversa. Cosa vuol dire? Quando applico una tensione negativa io allargo la regione di svuotamento e immaginiamo di allargare la regione di svuotamento in questo modo. Cioè guardiamo la parte che penetra nella zona N, che è la più importante. Immaginiamo che la zona di svuotamento nella zona N arrivi fin qua, dove sto facendo il tratto rosso. Ok? Quindi, cosa vuol dire? Che questa parte qui è completamente svuotata di elettroni, sia sopra sia sotto, e quindi la zona di canale si è ristretta in questo modo. Rispetto al disegno che ho fatto prima, devo tenere conto che ho svuotato la regione di svuotamento di elettroni e gli elettroni sono rimasti soltanto in questa zona qua che sto rappresentando in giallo. Va bene? Allora, più è alta in modulo la tensione negativa VGS, più svuoto la regione di svuotamento, più si assottiglia il canale, d'accordo? E se il canale si assottiglia, la resistenza del canale aumenta e quindi a parità di VDS la corrente cala. Va bene? Quindi questo vuol dire che se io provo a disegnare le caratteristiche di uscita di questo dispositivo, cioè ID in funzione di VDS, IDS o ID, vabbè, in funzione di VDS, per valori piccoli di VDS, adesso faccio il ragionamento per piccoli VDS,
UDS è piccolo, ok? Cosa mi aspetto di vedere? Mi aspetto di vedere una cosa del genere. Quando, questo si comporta come una resistenza, quindi quando aumento VDS aumenta la corrente, quindi l'andamento è piuttosto lineare, così. Se aumento VGS, ma aumento il modulo, quindi lo faccio più negativo, la zona di svuotamento si allarga, questo si restringe e quindi la resistenza complessivamente aumenta. Quindi quando aumento VDS la corrente sale più lentamente. Se aumento ancora il modulo VGS, sempre lasciandolo negativo, questa scende ancora. La pendenza di questa curva, no, è il rapporto tra corrente e tensione, cioè la conduttanza del canale. La conduttanza del canale diminuisce all'aumentare il modulo di VGS. Io posso dire, quando VGS aumenta in questa direzione, non in modulo, ma complessivamente, quindi il modulo si riduce perché VGS è negativa, allora la corrente aumenta. Quindi le caratteristiche di uscita sono fatte così per bassi VDS. Ok? Quindi queste sono le curve ID in funzione di VDS parametrizzate in VGS. E qui mi devo ricordare che VGS è minore di 0. Se VGS è maggiore di 0, onestamente la cosa non mi interessa perché a quel punto la corrente va dal gate verso il canale, quindi è un altro tipo di funzionamento. Se VGS diventa così grande da fare in modo che il modulo, da fare in modo che queste due regioni di svuotamento si tocchino, praticamente ho svuotato completamente il canale di elettroni, ok? Quindi non può avvenire più la conduzione perché il canale è diventato completamente isolante. Va bene? Nella condizione di svuotamento completo del canale si chiama condizione di pinch off e si ottiene per un valore particolare di VGS, no? C'è un valore VGS al quale il canale si svuota completamente perché le due regioni di svuotamento si estendono a coprire tutto il canale. Okay. Questo valore di VGS si chiama VP. Pinch canale completamente svuotato. Svuotato di carica mobile, no? Quindi è diventato isolante. Questa grandezza VP si chiama appunto tensione di pinch off. Pinch off si vede così, no? Pratica ID è 0. Abbiamo una condizione di quando abbiamo la situazione, le condizioni di pinch off, abbiamo un'interdizione completa del dispositivo. Ok, va bene. Questa è la parte facile. Adesso vediamo invece che cosa succede quando VDS non è più tanto piccolo, cioè quando questa tensione sale. Perché? Perché finora io ho detto che se il VDS è piccolo è quasi zero, praticamente la situazione è completamente simmetrica. Quando VDS aumenta, invece le cose non stanno esattamente così. Vediamo la situazione che avviene. Faccio un dispositivo un pochino più grande perché dobbiamo guardare un po' più nel dettaglio.
Allora, adesso scriviamo così semplicemente, aumenta UDS. Allora, la cosa che dovreste notare è questa. La differenza di tensione tra gate e drain, per definizione, è uguale a VGS meno VDS. Okay? Se VDS è molto piccolo, per esempio molto piccolo rispetto a VGS, allora VGD e VGS sono uguali. Okay? Se VDS non è piccolo, ma è positivo e non è piccolo rispetto a VGS, che cosa succede? Beh, chiaramente VGS è negativo, che abbiamo detto. Se VDS non è piccolo ed è ovviamente positivo, per quello che abbiamo detto prima, abbiamo che VGD è il modulo maggiore di VGS, ma è sempre negativo. Quindi abbiamo che VGD è negativo come VGS, ma il modulo è maggiore. A questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la zona di svuotamento vicino al drain è più grande della zona di svuotamento vicino al source, perché la giunzione è polarizzata in modo inverso, con tensione più alta vicino al drain. D'accordo? Quindi, immaginiamo che questa qua sia di nuovo la giunzione PN, come ho fatto prima. Se la giunzione gate drain è polarizzata più negativamente di quella gate source, io mi devo aspettare che la zona di svuotamento sia fatta così, esagerato, cioè sia più piccola vicino al source e più ampia vicino al drain. Quindi la situazione diventa asimmetrica rispetto al caso di prima, no? Prima non avevamo evidenziato differenze tra lo svuotamento vicino al drain e quello vicino al source perché VDS era uguale. Adesso se io lascio tutto uguale, cioè lascio VGS uguale e aumento la tensione vicino al drain, quello che succede è che si allarga la zona di svuotamento solo vicino al drain e vuol dire che il canale si stringe vicino al drain. Okay, quindi qui scriviamolo come appunto, all'aumentare di VDS il canale si assottiglia vicino al drain. La cosa avviene in modo poi abbastanza graduale, no? Allora, che cosa avviene alla corrente? Immaginate che noi stiamo mantenendo VGS costante, perché le caratteristiche le facciamo a VGS costante, e adesso aumentiamo VDS. Quindi quando aumentiamo VDS ci sono due fenomeni che avvengono contemporaneamente, no? Da una parte il canale si assottiglia, questo vuol dire che la resistenza complessiva del canale aumenta, no? Dall'altra parte applichiamo al canale una tensione maggiore e quindi facciamo aumentare la corrente nel canale. Però l'effetto netto qual è? L'effetto netto è che mentre prima andava su linearmente la corrente con la tensione, perché praticamente non cambiava la geometria del canale, adesso quando continua a aumentare VDS il canale si assottiglia, quindi la resistenza aumenta e vuol dire che la corrente sale in modo non lineare come prima, ma più lentamente. D'accordo? Quindi quando aumento ancora VDS, quello che succede è che queste caratteristiche si piegano. Questo piegamento è dovuto al fatto che c'è un effetto in più, cioè oltre ad aumentare semplicemente la tensione applicata al canale, aumenta anche la regione di svuotamento vicino al drain, quindi il canale si assottiglia vicino al drain. Ok.
Dunque, ora seguitemi qui su questo ragionamento perché è importante. Allora, se aumento ancora la V di S, che cosa può succedere? Può succedere questo. Può succedere che la regione di svuotamento vicino al drain si allarghi così tanto che i due lati si toccano e quindi il canale si strozza completamente vicino al drain. Va bene? In particolare, noi avevamo detto qual era la tensione a cui avveniva lo strozzamento, no? Si chiamava VP. Ah, a proposito, io non volevo dire, ma pinch off vuol dire letteralmente strozzamento. Quando voi prendete un tubo e lo strozzate in modo che non passi più acqua dentro, quello state facendo, avete fatto il pinch off del tubo, che avete strozzato il tubo. Quindi, quando VGD è uguale a VP, quando VGD è uguale a VP, abbiamo lo strozzamento del canale vicino al gate. Lo strozzamento, ora lo scrivo una volta tanto in italiano, poi tra parentesi scrivo il pinch off. Anche qui si dice, vabbè, bah, si dice un po' tutte e due modi. Pinch off del canale . Okay. Quindi abbiamo pinch off al drain. Guardate, è diverso il pinch off di tutto il dispositivo quando VGS è minore di VP rispetto al pinch off vicino al drain e basta. Perché? Perché quando abbiamo pinch off tra gate e source il dispositivo è completamente svuotato. Ora, completamente è un'approssimazione in generale, no? Abbiamo è molto bassa la concentrazione di elettroni in questo caso, quindi praticamente la corrente va a zero. Quando abbiamo pinch off vicino al drain non è esattamente così, perché? Perché comunque c'è una differenza di tensione tra il drain e il source. Tutta questa parte di canale conduce, quindi lì la corrente passa, e cosa pensate che succeda da qui in poi? In realtà qui c'è un piccolo problema di descrizione, no? Che quando io dico che la concentrazione degli elettroni sono spariti, ecco, è un'approssimazione dire che sono completamente spariti. Nella realtà quello che succede è che questo tratto ha una concentrazione di elettroni molto bassa, per cui ha un'alta resistività. La corrente che passa da qua fino a qua poi a un certo punto continua fino in fondo, okay? Perché il numero di elettroni è molto calato, ma non è assolutamente nullo. Okay? Vediamolo meglio nel passo successivo. Allora, perché voglio farvi vedere questa cosa. Allora, voglio spiegarvi cosa succede quando VGD uguale VP. Dobbiamo vedere in dettaglio perché continua a passare corrente se lo strozzamento c'è solo vicino al drain. Poi però vi voglio dire un'altra cosa: se aumento ancora VD, abbiamo che VGD diventa ancora minore di VP. Cosa succede? E quella è la parte più interessante. Allora, vediamo un attimo. Facciamo un filmino. Allora, facciamo un piccolo fumetto. Immaginiamo, vi faccio tre fotogrammi, no, del dispositivo per tre valori crescenti di VDS. Il primo, quello più in alto, corrisponde al pinch off del drain, e poi vediamo gli altri corrispondono a tensioni ancora più alte. Allora, quindi qui mettiamo il source da questa parte, qui c'è il source, qui c'è il drain. Allora, qui
ragioniamo all'aumentare di VDS, ok? Quindi questa freccia vuol dire che in questa direzione VDS aumenta. Ok? Allora, qui abbiamo il pinch off, quindi qui abbiamo VGD uguale VP. Quindi supponiamo di avere esattamente il pinch off al drain. Approssimiamo un attimo la cosa, diciamo che il canale è fatto così. D'accordo? Quindi il canale è rastremato. Ok? Questa è la situazione. In questo momento abbiamo un pinch off al drain. Quindi vedete, abbiamo un resistore che ha questa forma geometrica particolare, una specie triangolo, no? Chiaramente la tensione non scende uniformemente. Il campo qua non è uniforme, all'inizio è più basso. Poi sarà sempre più grande. Tra qui e qui ho una differenza potenziale, tutto questo triangolo corrispondente al canale conduce, quindi qui c'è una corrente, no? No, c'è un flusso di elettroni che si muove in questa direzione. Quando arriva qui, vabbè, vuol dire che la concentrazione di elettroni è diventata molto molto bassa, per sostenere la corrente bisogna che la velocità di questi elettroni sia alta, okay? Questo è quello che succede in pratica. Va bene? In un punto è abbastanza facile fare questo ragionamento. Se alzo ancora VD, che cosa succede? Succede questo, che intanto come dire, io avrò un campo che va da drain a source, quindi ci sarà un punto intermedio, ad esempio chiamiamolo qui X, dove avrò VGX uguale a VP, quindi avrò un punto intermedio qua dove avrò il pinch off, perché VGD qui sarà minore di VP, quindi qui avremo VGD uguale a VP, d'accordo? Quindi il punto in cui avrò il pinch off si sta spostando verso il source. È chiaro questo concetto? Perché VDS è cresciuto. Quindi il punto in cui, chiamalo X, in cui VGX è uguale a VP è un punto intermedio tra il drain e source. Qui avremo che VGD è minore di VP, va bene? Di qua VGS è ovviamente maggiore di VP, quindi in un punto intermedio sarà esattamente VGX uguale a VP. Allora, questo che cosa vuol dire? Semplicemente vuol dire che il canale è fatto così, cioè il punto di pinch off si è ristretto. Se aumento ancora, non succederà altro che questo, cioè il punto di pinch off ancora di più si sposta verso il source. Ora, tenete presente che sto esagerando con lo spostamento, e nella pratica questo spostamento è molto molto piccolo, quasi impercettibile, e vi spiego perché. Allora, quindi il punto X è definito in questo modo, eh? Il punto X è il punto tale per cui VGX è uguale a VP, no, il punto dove c'è il pinch off nel canale. Allora, ricordate un attimo l'espressione della corrente di deriva, che è la corrente che abbiamo in questo punto. Noi l'abbiamo calcolata insieme e vi ricordate, veniva una cosa del genere, la corrente è
è uguale a Q per A per N per il campo. Ok? Questa è l'espressione che abbiamo trovato. Allora, chiaramente se prendo qualunque sezione, la corrente deve essere uguale in ogni sezione, no? Perché posso scegliere, come dire, vale la continuità della corrente. Quindi io posso prendere una sezione qualunque, calcolare il numero di elettroni che passano al secondo, in qualunque sezione questo numero deve essere uguale. In continua così deve essere, altrimenti avrai un accumulo di carica da qualche parte, che a regime non è sostenibile. Allora, che cosa vuol dire che la corrente rimane costante in qualunque sezione? Guardiamo che avviene nel triangolo, no? Nel triangolo io ho che all'incirca n è costante, perché la concentrazione di donatori nel canale, mentre invece l'area si restringe, perché vedete, si sta rastremando il canale. Quindi, se la corrente, come deve essere, è costante, questo vuol dire che il campo aumenterà man mano che si restringe l'area, la sezione. Va bene? Questo è normale, no? Come un tubo che porta acqua, se si restringe la sezione deve aumentare, quindi, la forza che tira. D'accordo? Aspettate, qui c'è anche la mobilità che mi sono scordato. Questo mu per e è proprio la velocità, quindi sta aumentando la velocità. Quando siamo qui, ops, cosa ho fatto? Quando siamo qui, che cosa succede? Beh, qui praticamente l'area è molto piccola. Quello che sta succedendo qui è che è andato giù n, va bene? N è andato giù, però non è andato esattamente a zero, è diventato un valore molto piccolo. Come si fa per mantenere la corrente tale a valore costante? E di nuovo vuol dire che è aumentato il campo. Quindi il campo aumenta in modo tale che N rimane, che diciamo che la corrente rimane costante anche se N cala. D'accordo? Se aumenta il campo, che cosa vuol dire? Vuol dire che la caduta di tensione in questa zona diventa alta, perché il campo è molto più grande che prima e quindi anche se questo tratto tra x e d è molto piccolo, la caduta di tensione non è piccola. Ok? Quindi in pratica, che cosa succede? Che anche se io qui aumento un pochino d, x si sposta appena appena perché il campo in questa zona è talmente tanto che basta un piccolo spostamento di x che la caduta di tensione tra d e x riesce a, diciamo, compensare tutto l'aumento. È chiaro? Ok, guardate questa cosa. Visto qualche faccia perplessa, x è definito in questo modo, vgx uguale vp. Che differenza di tensione c'è tra x e s? Scriviamolo. Vxs, io posso scriverla in questo modo, come Vxg meno Vgs per definizione, d'accordo? Ma Vxg è meno Vp, d'accordo? Quindi questo è meno Vp meno Vgs. Allora, fatemelo sottolineare. Oh, no, non di rosso, di giallo. Perché lo voglio sottolineare? Perché vedete, non dipende da Vd. Quindi al variare di Vd questa quantità è costante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che aumento la tensione d, la nuova tensione che cade, non cade tra x e s, perché la differenza di tensione tra x e s è costante, ma deve cadere tra d e x. Per cadere tra d e x basta che x si allontani un pochino e il campo è talmente alto che riesce a sopportare tutta la caduta, la distanza tra d e x. D'accordo? Quindi ripeto, il campo tra d e x è talmente alto che
quando aumento un po' la tensione di drain, X si sposta in modo impercettibile verso il source e basta. Lo voglio far vedere in un altro modo ancora. Faccio vedere in più modi perché non sono sicuro quale sia quello più facile da capire. Allora, mettiamo qua le ascisse, qua mettiamo il potenziale. Okay. Allora, questo è il source e questo è il drain. Allora, il source è potenziale nullo, va bene? Allora, dunque, diciamo che dobbiamo tracciare il punto che corrisponde a Vp. Allora, dunque non a Vp esattamente, ma a no, vabbè, così va bene, torniamo un attimo indietro. Vgd uguale Vp, Vgx uguale Vp, ok, dunque, ecco sì, voglio scrivere Vx in assoluto, no? Allora, qui, Vgx è uguale a Vp, quant'è Vx, Vxs, perché S è 0, quindi Vxs è Vx, allora, io qui lo scrivo, Vx, che è Vxs, perché ho detto che il source è a massa, sarà uguale a Vxg meno Vgs. Ah no, l'ho scritto sopra. Meno Vp meno Vgs. Ok, scusate, aspetta, l'avevo già scritto. Non lo aggiungo, no. Questo qua, aggiungo soltanto questa cosa. Questo è uguale anche a Vx, no? Perché il source è a massa. Quindi, meno Vp meno Vgs. Allora io vorrei segnare questa quantità qui, meno Vp meno Vgs, ed è, mettiamolo qua, questa qui è meno Vp meno Vgs. Vi ricordate, poiché Vgs deve essere più piccolo in modulo di Vp, aspettate un attimo, fatemi vedere se i segni sono giusti. Aspettate, dunque, guardiamo un pochino i segni, perché dunque, Vxs è questo, è positivo, no? Perché D è una tensione più alta di S, d'accordo? E l'ho scritto come Vxg meno Vgs. Ok. Vxg è meno Vp. Ok, va bene, torna. Però non mi piace... Ah no, è questo, ho sbagliato, questo è questo, qui c'è un più. Per definizione, no? Vi torna, quando scrivo Vxg vuol dire Vx meno Vg. Io lo sto usando senza sottolineare molto la cosa.
è la notazione più classica. Quando scrivo VAB vuol dire VA meno VB, no? Allora, se VXG è VX meno VG più VG meno VS, vuol dire VX meno VS. Quindi qui ci vale il più. Ok? Quindi ho sbagliato prima a scrivere il meno, quindi qui ci va il più. E non so se anche prima forse ho fatto lo stesso errore. No, questo è giusto. VG D è VGS meno VDS. No, questo torna. Va bene, ho sbagliato qui il segno. Aggiustatelo un attimo. Allora, perché non mi tornava più il segno di VX. Allora, VP e VG sono VP e VGS, vedete, sono tutti e due negativi. Però abbiamo detto che VGS è più grande di VP, quindi è meno negativo, per cui meno VP più VGS deve essere complessivamente positivo, infatti torna. Okay? Quindi il modulo VP è più grande di VGS, sono tutti e due negativi, quindi meno VP più VGS è positivo. Quando vado qua, vale lo stesso discorso, siccome VP in modulo è più grande di VGS, sono tutti e due negativi, meno VP più VGS complessivamente è positivo. Ok? Va bene. Allora, vi voglio far vedere questa cosa. Vi faccio un po' di curve di come varia il potenziale lungo il canale tra source e drain all'aumentare di VDS. Okay? Allora, quando VDS è molto molto piccolo, praticamente il canale è un canale uniforme, una barretta di silicio drogata N, e quindi la caduta di tensione è lineare. Okay? Quindi io prendo, disegno qua, ho una caduta di tensione lineare tra drain e source. Quindi questo punto qui è la tensione sul drain, quindi è esattamente la VDS. Bene, io poi aumento la VDS. Bene. Vi dicevo prima, se aumento ancora la VDS, a un certo punto il canale diventa rastremato. Va bene? E vi dicevo, il campo è più basso all'inizio e man mano che la sezione si stringe deve aumentare. E allora l'andamento sarà più o meno così. Vediamo un po' se riesco a disegnarlo decentemente. Fa così e poi sale. Va bene? La derivata è il campo, no? La derivata del potenziale rispetto a x è proprio il campo. Quindi questo andamento così vuol dire che il campo sale verso il drain. D'accordo? Quando arrivo al pinch off, questo è il punto di pinch off, no? Al pinch off ho che VDS, in questo punto ho VDS uguale a meno VP più VGS, perché infatti se sposto VP da una parte e VDS dall'altra, questo vuol dire VGD uguale a VP, no? Che è esattamente la definizione di pinch off. Quindi questo è la situazione di pinch off al drain. Allora, quando ho il pinch off al drain, il potenziale varia esattamente nello stesso modo, cioè varia, fa così e poi sale, e qui diventa molto più forte il campo, no? Perché la sezione si è ridotta il più possibile, sta svuotandosi completamente, e quindi il campo lì aumenta, per cui ho una derivata molto forte. Ecco, adesso è importante, attenzione. Se io aumento ancora, cosa succede? Beh, supponiamo di portarlo qua. Vabbè, quindi la tensione deve andare da 0 fino a questo valore VDS. In questa zona, siccome ho il canale completamente strozzato, per sostenere la corrente ho N molto piccolo e il campo molto grande. Va bene? Quindi il campo qui è fatto così. Va bene? Molto alto, quindi la derivata è il campo, e poi il potenziale di nuovo va avanti in modo rastremato come prima. Quindi sale il campo fino a che poi qui diventa molto alto. Questo punto qui è il punto dove c'è il pinch off. Vedete, si è spostato verso il source. D'accordo? Se aumento ancora, ora esagero ancora, mi metto qui, quindi lo aumento veramente di tanto, allora, che cos'è che succede? Ma insomma, non è che succede tanto diverso. Il potenziale deve andare da qui fino a zero. Ma qui, che non c'è praticamente carica mobile, il campo è molto alto per tenere la corrente. Quindi il campo è altissimo qui e il resto cambia molto poco. Perché, vedete, si è spostato un pochino x verso
il source, ma basta un piccolo spostamento perché il campo è talmente grande che la caduta di tensione viene tutta sopportata nella regione tra x e d. Ok? E questo. Ok, va bene, questo mi sembra che si. No. Non faccio la curva perché non l'ho allineati proprio. Allora, quindi, per questo devo scrivere per v di s maggiori di meno vp più vgs ho pinch off. Abbiamo il pinch off vicino al drain. Allora, all'aumentare di VDS il punto x di pinch off si sposta pochissimo questo va sottolineato pochissimo verso il source. Allora, ora questa è una cosa molto importante, state attenzione, state attenti, la corrente, vedete, siccome io ve l'ho scritta l'espressione della corrente, la riscrivo un attimo qua per comodità. Io posso calcolarla in qualunque punto, no? Mi metto qua, vedete, dopo che ho ottenuto il pinch off, il campo qui praticamente non è mica cambiato niente. La concentrazione, la larghezza del canale non è cambiata quasi niente qua, quindi la corrente non è cambiata. In prima approssimazione, dopo il pinch off, la corrente non cambia più, perché in pratica la parte del canale tra X e S rimane praticamente indisturbata. Okay? Questa è in prima approssimazione, guardate anche il grafico precedente. Io vi ho fatto vedere questo spostamento X, ma ve l'ho evidenziato molto. Praticamente qui rimane un resistore di forma triangolare. La di differenza di potenziale tra X e S è costante, la forma del resistore è costante, la corrente quella è. Okay? Quindi in prima approssimazione in realtà la corrente non cambia più. Okay? Per questo si dice che abbiamo una saturazione della corrente e disegniamo nelle caratteristiche di uscita la cosa in questo modo. Ops, no, ho esagerato. Aspettate. Disegniamo la saturazione della corrente in questo modo. Praticamente la corrente dal punto di saturazione in poi rimane costante. Ok? Quindi abbiamo qui una saturazione. Si dice che questa qui era una regione ohmica quando si comportava come un resistore il canale e la corrente saliva linearmente con la tensione. E poi dopo abbiamo una regione di saturazione dove invece la corrente non sale più con la tensione VDS. Ok? Tenete presente che questo è un ragionamento al primo ordine. Poi se guardiamo un attimo il secondo ordine, lo possiamo già vedere su questo grafico. Beh, però guardate, se guardiamo il secondo ordine, in realtà non è proprio vero che, no, che è esattamente uguale alla corrente. Perché? Perché comunque X si è anche se molto poco, ma si sposta un pochino verso il source. Quindi il resistore di fatto si accorcia un pochino. Quindi in pratica vuol dire che a parità di VDS la corrente aumenta un po'. In effetti si vede anche qui, no? Tra questo punto, curva e questa curva, un pochino il campo è aumentato e mi devo aspettare che sia aumentata un po' anche la
corrente. Quindi se in prima approssimazione, che è buona per tanti casi, la corrente non cambia più, se io guardo un pochino più in dettaglio, di solito devo tenere conto del fatto che un pochino sale, ma guardate, sale proprio poco, eh? È una cosa di questo tipo. È un po' una cosa simile come comportamento all'effetto early che abbiamo visto per il bipolare, che un leggero aumento della corrente c'è. Quindi è un piccolo effetto, sì, ed è dovuto proprio al fatto che il punto di pinch off si avvicina al source. Si chiama infatti questo effetto che causa questo aumento della corrente in saturazione effetto di modulazione del canale. Anzi, si dice meglio effetto di modulazione della lunghezza di canale. Proprio tiene conto del fatto che X si avvicina a S. Allora, riassumiamo un attimo le regioni di funzionamento del JFET. Vediamo un po', regioni di funzionamento. Allora, la prima regione di funzionamento è la regione di interdizione, cioè non passa corrente da nessuna parte. Questo avviene quando il canale è tutto svuotato, va bene? Cioè quando VGS è minore di VP, ok? Non passa corrente. Quando invece VDS è molto piccola, quindi VGS è maggiore di VP, ma io qui metto tra parentesi, guardate, VP è una quantità negativa. Quindi VGS deve essere compresa tra VP e 0, eh? Anche VGS deve essere negativa. Allora, no, vabbè, questo ho detto una stupidaggine perché questo non c'entra. È VP che è minore di 0, quindi va bene. Allora, poi abbiamo la regione ohmica. In regione ohmica VGS è maggiore di VP ed è minore di 0 e VDS è molto piccolo. Allora, quindi abbiamo VGS compreso tra 0 e VP e poi VDS è piccola. In particolare, ora, esagerando un po', possiamo dire che siamo in regione ohmica finché non c'è il pinch off, anche se non è strettamente vero, no? Perché il pinch off c'è per esempio qui, però prima di arrivare qui c'è questa zona in cui non è proprio lineare il comportamento, però insomma, per semplificare le cose si fa questa approssimazione. Quindi diciamo che finché VGD è maggiore di VP siamo in regione ohmica. Okay, VGD maggiore VP, vediamo su, vuol dire VGS meno VDS maggiore di VP, cioè vuol dire VDS, cioè vuol dire VDS minore di VGS meno VP. Allora, questa è una cosa importante e questa è una cosa importante. Questa è l'altra situazione. E poi per finire abbiamo la regione di saturazione in cui abbiamo sempre il canale formato, quindi VGS compreso tra 0 e VP, e inoltre contemporaneamente abbiamo anche VGD maggiore di VP, quindi il pinch off vicino al drain, che vuol dire, seguendo lo stesso procedimento di prima, che VDS sarà maggiore di VGS meno VP.
per VDS maggiore di VGS meno VP abbiamo il pinch off. Ok? Ed è questa situazione qui, in effetti. No? Questo è VGS meno VP. Quindi qui abbiamo saturazione, cioè VDS maggiore di VGS meno VP, e questa qui è la regione ohmica, cioè VDS minore di VGS meno VP. Giusto per collegare un po' insieme tutte le cose che abbiamo detto. Allora, per finire questo argomento, voglio farvi vedere le caratteristiche che di solito più frequentemente si fanno vedere per un JFET, che sono le cosiddette caratteristiche di trasferimento, anche dette transcaratteristiche. Di nuovo, perché? Perché legano la corrente tra due nodi alla tensione tra altri due. Cioè, sono le curve che mi legano la corrente IDS alla tensione VGS. Ok? Allora, in generale bisognerebbe utilizzare un parametro, no? Parametrizzare queste curve. Come parametro di solito si utilizza VDS, cioè si fissa il valore di VDS. Per consuetudine il valore di VDS si fissa in saturazione, quindi si sceglie un valore di VDS tale che sia maggiore di VGS meno VP, d'accordo? E si rappresenta il valore della corrente in funzione di VGS. Perché? Perché in saturazione, se tornate un attimo indietro, vedete, in saturazione ID dipende da VGS, ma quasi da VDS non dipende, perché le curve sono orizzontali, quindi si trascura questa leggera dipendenza, si fissa un valore di VDS e si traccia ID in funzione di VGS. Quindi è come dire, è complementare a questa caratteristica di uscita. Nelle caratteristiche di uscita faccio vedere la corrente in funzione della tensione di uscita usando come parametro la grandezza di controllo. Invece nelle transcaratteristiche traccio la corrente in funzione della grandezza di controllo usando come parametro la VDS. Però scelgo in pratica un solo valore di VDS perché tanto cambia poco. Allora, la curva ha questo andamento. C'è un punto critico solo, che è VP. Quando VGS è più piccolo di VP sappiamo che succede, cioè la corrente è assolutamente nulla, no? Quando VGS è maggiore di VP l'andamento all'incirca è questo. Quindi qui siamo in interdizione e qui siamo in saturazione. Questo perché abbiamo scelto un valore di VDS che mantiene il dispositivo in saturazione. Questo punto qua intercetta con l'asse delle ordinate, si chiama anche IDSS, perché in pratica è la massima corrente tra drain e source che si può avere. Tanto VGS deve essere per forza minore di 0, quindi al massimo 0, diciamo, quindi questa è la corrente più alta che si può avere nel dispositivo. Okay? Questa curva non è una curva, cioè è una curva abbastanza regolare, spesso si approssima con una parabola, anche se non assomiglia tantissimo a una parabola, quindi è un'approssimazione abbastanza forte, ma insomma spesso si approssima a una parabola e si scrive una cosa di questo tipo. Quindi una parabola che ha come vertice questo punto, VGS uguale a meno VP, e passa ovviamente per questo punto. Quindi io
un problema di analisi semplicissimo, trovare la parabola che ha come vertice questo punto e passa da questo punto. Banalmente si scrive id è uguale a id ss che moltiplica 1 meno vgs meno vp al quadrato. Si vede bene che questa parabola soddisfa quelle due condizioni, perché vedete, se vgs è uguale a 0 viene id uguale a dss, quindi passa di qui, e se fate il conto, quando vgs è uguale a vp viene 0, ma anche la derivata fa 0, quindi c'è proprio il vertice della parabola. Ok? Quindi questa è un'approssimazione della transcaratteristica in zona di svuotamento, qui invece più facile è id uguale 0, l'approssimazione in questo tratto. D'accordo? Sono utili queste due approssimazioni perché di fatto sono quelle che adoperiamo nel modello di grande segnale. Il modello di grande segnale, nel caso dei FET, in realtà viene male linearizzarlo perché è proprio poco lineare. No, una cosa assomiglia più a una parabola che a un tratto lineare, o di una parabola uno può fare in tanti tratti lineari, ma diventano tanti, una cosa complicata. La si fa prima a mantenere l'espressione parabolica e cercare di fare conti con l'espressione parabolica, è quello che si fa di solito. Quindi ecco, quando poi si vuol tenere conto in modo più esplicito della modulazione del canale, si usa questa espressione che tiene conto anche della modulazione del canale, è una correzione. In pratica che cosa si fa? Si scrive questo pezzo e poi ci si aggiunge un termine 1 più lambda VDS che è un coefficiente che diventa un pochino più grande di 1 quando sale VDS, quindi tiene conto di quella pendenza. È giusto una correzione, no? Questa è la correzione per tenere conto della modulazione della lunghezza di canale.